Buongiorno a tutti, questa è la giornata di oggi. Questo giovedì dovrebbe essere col sole. Ora sono le 6 e 20. Eccoci. E qui c'è Grigi e Caino che stanno facendo colazione. Grigi, Caino, mangiate? Che carini, bravi. Mangiate, dai. Buongiorno. Mangiate, mangiate, dai. 2 ore della colazione. Ed eccomi tornata dalla spesa. Il tempo è proprio strano. Stamattina sembra che c'era il sole, poi è andato via. Adesso è nuvoloso, poi non si sa se piove. Boh, sta settimana comunque è tutta strana. Sembra marzo, mattarello qua il tempo. Boh, vabbè. Allora, vi faccio vedere quello che ho preso. Ho speso 40 euro e si può dire che non ho comprato niente. Vabbè, però almeno per Grigio e Caino ho preso. Allora, per i nostri gattini ho preso questi della Conad Plus, che dovrebbero essere un po' più, forse per il sistema immunitario, insomma, aiutano un po' di più. Con salmone fresco, senza coloranti aggiunti. A Grigio e Caino gli piace molto il salmone, perché quando gli metto le crocchette con il salmone vedo proprio che se le mangiano di gusto. Anche le altre, però ecco, queste gli piacciono tantissimo. Ed è la confezione da 800 grammi, poi vi metto i prezzi, che non me li ricordo. E poi ho preso quest'altro gusto con pollo e riso. Questo qui con pollo e riso, e anche questo gli piace. E l'ultimo, ho preso questo un po' più buono, però questo sono 400 grammi Purina One. Eccola qua, Purina One. E questo è sempre salmone. Sì, il primo ingrediente è salmone con spirulina. Questo per il sistema immunitario sano, ecco, l'aiuta un pochettino, insomma. Ecco, io non gliele compro sempre queste buone, però ogni tanto anche loro qualcosa un po' più buona bisogna prendergliela, è giusto. Però fino a fine maggio dovrebbero andare bene con queste, almeno spero. Perché c'è Caino che mangia normale, Grigi, che è quello un po' più grossicello, diciamo, lui mangia, è tremendo. Grigi io l'associo a Claudio, è uguale, mangio quanto un lupo. Meno male che un gatto non è un lupo. Poi ho preso 2 confezioni di latte intero, con questo io ci faccio lo yogurt, prendo sempre il latte intero per fare lo yogurt perché viene un po' più compatto. Invece con quell'altro parzialmente scremato, lo faccio anche con quello se non ho il latte intero, però rimane un po' più, non viene bello compatto, rimane un po' più liquido, diciamo. Quindi due, almeno per questa settimana, sto a posto. Poi ho preso l'insalata. L'insalata, questo qui, cuori di lattuga, perché mio marito l'insalata gli piace tantissimo. A me non è che mi piace più di tanto. Preferisco più verdure cotte. Poi ho preso una confezione di carote, 750 grammi, non ne avevo neanche una. Zero proprio, l'ho dovuta prendere perché niente, non ce l'avevo. Poi ho preso 4 banane, queste qui del Monte, che mi sembra che venivano 1 euro, 4 banane 1 euro, mi sembra, poi ve lo scrivo perché non mi ricordo. E poi in offerta ho preso 4 fiori di merluzzo, questi della Findus, i cuori di merluzzo Findus, che questi qui sono i nostri preferiti, e ne ho prese 4 confezioni, perché per noi io ne faccio sempre due, quindi farò 2 confezioni domani, che è venerdì, 2 confezioni. E queste altre due le lascio per la prossima settimana. Queste qui le lascio per la prossima settimana, così già ce l'abbiamo. E per mia sorella, quando è stato? Ieri era mercoledì. Per mia sorella di questi ne ho presi 8 confezioni. Perché tanto lei prende sempre questo, quindi dato che era in offerta, io ne ho presi 8. Così insomma ce l'ha per, non dico per tanto, però con 8 confezioni almeno per 2 settimane ce l'ha. E niente, tutto qua, finito. Sta poca roba, 40 euro.
Va bene, allora adesso sono quasi le 10 e quindi si può dire che alle 10 di solito inizia la mia giornata. In che senso? Nel senso che devo fare tutto. Ecco, sta uscendo il sole, vedete? Prima nuvoloso, adesso c'è il sole, meno male. E devo fare tutto. Io, ecco, nell'arco della mattina, da quando mi alzo dalle 5 e mezza, che mi alzo, vabbè, faccio colazione con calma, mi prendo tutta la calma, anche perché vedo quello che devo fare, magari mi scrivo, mi pianifico un po' la giornata, mi organizzo quello che devo fare e quindi mi si fanno quasi le 6. E poi alle 6 io inizio a preparare, diciamo, i pasti per i ragazzi che mangiano fuori, quindi mi preparo tutto, preparo la colazione per mia sorella, in modo tale che poi gliela porto. Quindi io gli porto la colazione a mia sorella prima di portare Marco alla fermata. Quindi noi usciamo con Marco alle 7:15, io verso le 7:10 gli porto la colazione, così lei si fa la colazione con calma, perché poi una volta che lei fa la colazione io poi gli faccio la doccia e poi accompagno Valentina, anche perché per fare la doccia ci vuole sempre quell'oretta, perché poi devo mettere la crema sulle gambe, perché lei ha la pelle secca, la crema ai piedi, insomma c'è tutta una procedura di creme, la incremo tutta e va bene, e quindi insomma ci vuole un'oretta. Anche perché io faccio le cose con calma, non è che, ecco. E quindi un'oretta ci vuole. Tempo che finisco la doccia, mia sorella, che la sistemo, la veste, tutto quanto, poi devo accompagnare Valentina al lavoro. Quindi accompagno Valentina al lavoro e tornando indietro passo dalla Conad oppure dal Pewex, dipende dove vado, e prendo, che ne so, se mi serve la roba giornaliera, giornaliera, altrimenti se devo fare la spesa per la settimana, faccio la spesa per la settimana e poi ritorno a casa. E quando sono fortunata, come adesso, sono le 10. Se invece devo fare un bel po' di spesa, diciamo per la settimana, allora torno a casa alle 10 e mezza, 10 e 40, dipende, dipende. E invece quando devo prendere due cose, come adesso, faccio presto, alle 10 sono qui. Ora io, questa mezz'oretta cerco di farmi i portici, perché devo lavarli, perché purtroppo è da lunedì qui che piove, sole, pioggia, quello, quell'altro, i portici con tutto che io metto, i tappetini, si sporcano. Quindi io adesso tutti i giorni li sto lavando. E quindi niente, adesso lavo i portici, finirò per le 10:30 di lavarli, poi porto lo spuntino a mia sorella, e così lei si fa lo spuntino con calma, e niente, poi la faccio un po' uscire fuori, sperando che il sole regga. Esce un po' fuori, la faccio un po' camminare, così cammina un po', fa un po' di esercizio, quindi lascio stare quello che sto facendo, gli faccio fare un po' di esercizio e tutto quanto, e poi riprendo a fare quello che devo fare. Per quello io a volte, ecco, faccio il letto magari, non è che io faccio il letto in una camera e poi posso spolverare, farmi vetri, farmi specchi, farmi quello che devo fare e lavarci, no. Perché poi devo, magari io devo lasciare tutto, andare da mia sorella e passa sempre quei 20 minuti, mezz'ora, insomma, per farla camminare, per fargli fare esercizio, per farci una chiacchierata, per fare quello che devo fare, insomma, no? E uno può dire, va bene, ma non puoi portartela mentre pulisci, portatela nella camera dove pulisci. Sì, potrei anche farlo questo, però qual è il problema? Che dovrei metterla davanti al televisore a guardarsi Netflix oppure a guardare un film, magari ecco, o dobbiamo fare una chiacchierata, una cosa o un'altra, non è che faccio come i bambini che la metto davanti al cellulare, quello voglio dire, ecco, quello è. E quindi io devo pensare prima a quello, diciamo le cose prioritarie, quello che devo fare prioritario e poi penso alla casa, quindi si pensa prima alle persone che hanno bisogno di aiuto, di quello che uno, insomma, come può aiutarli, e poi si pensa alla casa. Almeno nel mio caso, io credo che anche voi avete genitori, magari anziani, che necessitano di aiuto. E io immagino, io non, perché non lavoro io? Io non posso lavorare fuori casa. Uno, perché va bene, avendo 5, ormai sono grandi, io potrei lavorare fuori casa, perché io ho cinque ragazzi grandi, Marco adesso a luglio fa 18 anni, quindi sono tutti grandi, tutti indipendenti, ok? Io adesso potrei andare a lavorare anche per aiutare mio marito, perché qui lavora lui, vabbè, lavora lui, lavora Valentina, però Claudio fa qualche lavoretto per pagarsi l'università.
Io potrei andare a lavorare, ma non posso perché io ho mia sorella, quindi io penso, ma le persone che lavorano e hanno dei genitori anziani o magari dei figli che purtroppo necessitano di aiuto, necessitano, ma come fanno? Oddio, come fanno? Lo so perché io conosco delle persone che hanno i genitori anziani, lavorano. Lavorano il marito, lavora la moglie e mettono una badante, cioè mettono una persona, un'infermiera, dipende poi quello che il genitore ha. Quello è. Però io dico vado a lavorare e poi devo mettere una badante per mia sorella, cioè alla fine è come la mamma che ha i bambini piccoli, dice vado a lavorare e metto la babysitter. Sì, sono d'accordo. Il fatto di mettere la babysitter o mettere una badante per il genitore, ma uno quanto dovrebbe guadagnare? Cioè io se faccio un lavoro, per esempio sono rimasta con la terza media, poi più avanti ti racconterò perché purtroppo ho avuto un'infanzia un po' particolare, e quindi io rimasta con la terza media, che lavoro posso fare? Potrei andare a fare le pulizie nelle case oppure potrei andare a fare la lavapiatti in un ristorante con quello che ho studiato. Non parlo inglese, oggi come oggi se uno non ha un diploma non vai da nessuna parte, neanche l'operatore ecologico. Se io volessi andare a fare l'operatore ecologico con la mia terza media non posso andarci perché ci vogliono, almeno ci vuole il diploma, quello è. Oppure la bidella nella scuola, ci vuole sempre un diploma. Ecco, e quindi niente, io non potrei proprio lavorare perché se io vado a lavorare, metto una badante a mia sorella e guadagno uno stipendio di 800 euro, perché tanto oggi in Italia i stipendi sono 1500 euro, già è uno stipendio alto, perché io sento che c'è gente che guadagna addirittura 600 euro al mese, io non so come si faccia a mantenere una famiglia. Perché oggi non fanno figli? Le coppie oggi non hanno l'opportunità neanche di fare un figlio, ma questo è giusto? Cioè non mi sembra una cosa giusta perché c'è gente che lavora per 600 euro al mese, per 600 euro al mese, ma come si fa? Ed ecco perché non si fanno figli, ecco perché una coppia oggi non può permettersi un figlio, perché io sento tante persone al supermercato, a volte io vado al supermercato, mi viene da piangere, a volte sento persone anziane che dicono, c'è mio figlio con mia nuora in casa con noi, siamo stretti perché purtroppo non hanno soldi per pagare l'affitto, dove vanno? E c'hanno pure una creatura in casa. Ecco, io a volte sento queste persone anziane, dice grazie a noi che prendiamo la pensione, che li aiutiamo in qualche modo, che c'hanno pure il ragazzino. Ma come si fa? Ecco, vabbè, questo è un discorso che adesso non c'entrava niente con la spesa che vi ho fatto vedere, però ogni tanto vi racconto qualcosina. E quindi niente, io adesso, se non sono fatte le 10:05, è meglio che mi metto a fare quello che devo fare, se no è peggio. Va bene, giusto per raccontarvi anche qualcosa, ci facciamo due chiacchiere insieme e capire, insomma, uno che ha genitori anziani o figli che hanno qualche problema, come fa se lavora? Già vedo che sto in difficoltà io che non lavoro. Figuriamoci chi lavora. Ecco, quindi capisco le situazioni un po' di tutti. Va bene, dai, adesso io parto, mi metto all'opera, mi vado a cambiare, mi metto la roba per casa e cominciamo la giornata in allegria, vai, con l'allegria sempre, con lo spirito positivo. Sì, il sole è andato via, ma noi siamo positivi uguali, va e viene, va e viene. Esci sole sulla campagna, esci. Ed eccomi qui pronta per spazzare e lavare il portico fuori. In questi giorni l'ho dovuto sempre lavare perché altrimenti se non è sporco lo lavo un giorno sì e un giorno no. Lo spazzo soltanto. E quindi adesso vado a spazzare dietro le piante e poi le annaffio. Mi piace questa vetrata con queste piante che ho messo qui. Certo, se fossero state più alte forse era più bello, però anche così mi piacciono molto e quindi tutte le mattine vado ad annaffiarle.
Una volta finito di spazzare, vado a lavare e metto questo detersivo emulsio per i pavimenti. Io molto spesso lavo con il mocio, perché appunto con lo straccio mi fa male la schiena e quindi per non abbassarmi di continuo uso questo qui, il mocio, che è tipo straccio questo che uso io, non è quello a listarelle. Infatti io con questo mi trovo benissimo, mentre con quello classico della Vileda fatto a striscette, quello proprio non mi ci trovo. Ed ecco la parte più bella della nostra casa, il portico. Quindi vado a sistemare la roba che c'è in giro, dopodiché passo a pulire il tavolo, do una spolverata ai mobili, vedo se i vetri sono da fare, li faccio, altrimenti non è che sto sempre a fare i vetri. E una volta che ho spolverato dappertutto, mi vado a sistemare la zona divano. È molto carina questa zona, mi piace tanto. Questo è un lenzuolo del letto matrimoniale che io uso come copridivano e devo dire che questo verde mi piace tantissimo, perché riprende proprio il verde del prato. Molto molto bella questo angolino. Una volta spirato e lavato sotto il tavolo, metto le sedie a posto e passo ad aspirare il resto del portico per poi lavarlo. Ecco qui, il portico si sta asciugando, è bagnato giusto lì e laggiù è già asciutto. Il pavimento bello lucido e bello profumato. Però che bello, veramente, quando riesco a fare questo portico, che adesso tutti i giorni, è da lunedì che lo sto lavando tutti i santi giorni. Che devo fare? Però ecco, questa è la zona che si vive di più e quindi per forza. Quando ho ordinato il portico e il letto è fatto, per me la casa si può dire che è in ordine, perché tanto più di quello non si riesce a fare. Ora chiudo la finestra. Ah, che buon profumo, che bello, tutto ordinato. E anche qui lo studio è bello asciutto, pulito e profumato. Ora vado a chiudere la finestra perché è già un paio d'ore che è aperta. Meno male, è uscito pure il sole, va. C'è un bel venticello, vedete le piante come si muovono? Che bello. Ah, è uscita una bella giornata, sperando che dura, perché qui... Vabbè, qui ho chiuso. E anche qui in camera di Concetta è a posto. Ecco. E una volta finito di fare i sanitari, vado a lavare anche il bagno.
Ho dovuto cambiare la carta qui al primo cassetto perché purtroppo era caduto del caffè e quindi niente, ho cambiato e ora le metto tutto a posto, ho messo la carta pulita. A posto, vabbè, a posto, qui, questa è ancora la cioccolata delle uova di Pasqua che utilizzo quando faccio qualche dolce, la tengo qua a portata di mano quando mi serve, ecco, questo è bello riordinato, bello pulito. E una volta pulita anche la cucina, vado a tirare su le sedie. Qui di solito ne lascio sempre due perché la cucina non è tanto grande e quindi mettendo quattro sedie non ci si gira più. E poi un'altra cosa di questa cucina è che bisogna stare sempre con la luce accesa ed è per quello che a me piace anche lavare i piatti fuori. Perché se no sarei tutto il giorno in cucina e invece lavando i piatti fuori io sto all'aria aperta, c'è il sole, vedo il giardino, ormai mi sono abituata così, quindi non riuscirei più a stare in cucina a lavare i piatti. Comunque in cucina ci sono sempre macchie, infatti anche se un giorno non vorrei lavarla, mi tocca lavarla ugualmente perché c'è sempre qualche macchia a terra. E ora qui nel soggiorno, infatti abbiamo questo tavolo grande che poi alla fine serve solo per appoggiare la roba, non lo usiamo per mangiare, quindi è solo per appoggiare la roba. Stiratura e altra roba, quel piumone lì singolo l'ho lavato in lavatrice e adesso lo devo mettere via, si è asciutto, lo devo portare via, mettere a posto, però mamma mia, i tavoli, ecco, almeno questo qui non si usa, è solo per appoggiare la roba, però mamma mia, vabbè dai, adesso vado a sistemare pure qua, mamma mia, ho l'incubo. E poi qui, per le scale, ta-da! Abbiamo tutte le bottiglie di acqua vuote. Purtroppo questo giovedì di solito ci finiscono verso sabato e invece ecco, oggi è giovedì e ci sono finite le scorte di acqua. Va bene, in cantina ancora ne ho qualche bottiglia, però bisogna andare a prenderla perché se no rimaniamo senza acqua. In cantina ce l'ho, qui è tutto vuoto. Ecco, ho giusto queste bottiglie qua. Poi il resto, finite questa è finita. Quindi oggi i ragazzi dovranno andare a prenderla, se no rimaniamo senza acqua. Vabbè, proseguiamo. E qua sotto ci teniamo l'olio. Sta proprio giù queste scalette, ci sono i fusti di olio. Vabbè, un giorno devo dare una riordinata anche qua. Un po' ordinato, però insomma, ho messo un po' a posto. Infatti laggiù, vedete, ho riordinato perché c'era proprio una grande confusione. Però vabbè, dai, un altro giorno. La cucina è quasi asciutta. Qui è asciutta. Laggiù è un po' bagnata. Adesso appena si asciuga, cuciniamo per noi perché la mia sorella già ho preparato e sta già mangiando, avrà già finito. Perché guardate che ore sono. Sono le 14. 14 in punto. È ora di mangiare. Devo cucinare anche per me e Concetta. Oggi siamo soltanto noi. Vabbè,
Va bene, va, è tornata presto dall'università, quindi ora vado a cucinare, sistemo qui e cucino. E poi la sala pranzo la farò dopo, cioè qui il soggiorno lo faccio dopo, dopo pranzo. Qui i letti su, perché purtroppo il tempo ce ne vuole pure tanto. E anche questa zona è fatta, meno male, va, sono riuscita a finire. E, ho lavato, poi ho chiuso la finestra e ho tirato su la tenda. Ed ecco che adesso stendo l'ultima lavatrice della giornata. Stavo anche preparando la cena. Mamma mia, però pensandoci bene, oggi è 23. Non so voi, ma a me i giorni passano proprio così velocemente. Se penso che già siamo a fine maggio, mamma mia, sembra ieri che era gennaio. Veramente le giornate volano. Sarà però da una parte è pure meglio, perché vuol dire che il tempo mi passa. A voglia se mi passa, di certo non mi annoio. A questo punto vi saluto. Adesso appunto vado a cenare e poi vado direttamente a dormire perché sono proprio molto stanca. Quindi vi mando un grande bacio a tutti, un forte abbraccio e grazie di tutto cuore. A tutti quanti, un bacio a tutti, grazie. Ah, dimenticavo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ed ecco per cena zucchine e pancetta per farci la pasta. E come da menù, oggi è giovedì. Pasta, zucchine e pancetta. Oggi l'ho rispettato, ma meno male. E la pancetta è questa qui, affumicata a cubetti dell'Eurospin. Ed ecco qui il nostro bel piatto di pasta con zucchine e pancetta. Ho fatto i fusilli. Buon appetito, buona cena per noi.